Grazie Presidente. Adesso a me il compito di presentarvi anche Noemi Evoli. Noemi Evoli fa parte di questo coordinamento delle associazioni, come dicevo in premessa, che ha detto no convinto alla costruzione della centrale a carbone a Sedine Ionica, ma il no di questo coordinamento non era un no giusto per contrapporsi a qualcosa che doveva essere realizzata, ma una richiesta ovviamente implicita di chiedere uno sviluppo del territorio che tenesse conto anche della vocazione del territorio. Laddove esiste il mare, laddove esiste delle risorse naturali veramente importanti, sarebbe il caso, secondo quanto ha sostenuto il coordinamento in questi anni, sarebbe il caso che queste risorse venissero valorizzate per come sono, e il carbone sicuramente non rientra tra queste risorse, non rientra e non rientrerà mai sicuramente. Noemi Evoli nel tempo, io l'ho vista in azione in tante circostanze, mi piace definirla una passionaria. Lei dice che nel momento in cui si trova al centro dell'attenzione viene da sprofondare, ma io aggiungo da cittadino di questo territorio che dovremmo essere noi un po' a vergognarci per averli spesso lasciati soli a combattere una battaglia che in fondo è di tutti quanti noi. Se la centrale a carbone oggi non verrà costruita, e anzi grazie soprattutto all'impegno che questo coordinamento ha sviluppato in questi anni, un impegno che è costato anche problemi con la giustizia, perché sono stati addirittura querelati e quindi costretti a difendersi perché la multinazionale, se proponeva il progetto, si è ritenuta diffamata, danneggiata da una serie di vignette attraverso le quali veniva rappresentato il disastro ambientale che si poteva concretizzare da questo territorio, e quindi alcuni di loro sono stati costretti a presentarsi davanti al tribunale per difendersi da un'accusa di diffamazione che lasciava il tempo che trovava, e quindi questo lo hanno pagato, quindi qualche cicatrice sulla propria pelle continuano a portarla. Io adesso me la invito a prendere l'altro microfono, che immagino che ecco già ce l'ha, parlerà in piedi, perché ci sono delle diapositive, un PowerPoint, qualcosa che ci farà vedere, per cui mentre dicevo il microfono noi ci spostiamo e ci togliamo anche la visione da parte nostra. Capire che forse nella vita non avevamo dato ancora, non avevamo insomma
dato il nostro contributo nella vita insomma comunitaria. E dall'altra parte cioè, ci sono state insomma due figure che poi hanno lasciato in me in quell'occasione, due guide del Parco della Necromante. Qui quando Aurelia mi ha invitato a diciamo, intervenire a questo incontro, il fatto di vedere la parte del Presidente Bombino che rappresenta un po' il Parco della Necromante e Padre Giovanni, insomma non potevo tirarmi indietro, perché solitamente l'ho fatto spesso delegando altri rappresentanti a intervenire continuamente. Bene, io passerei subito alla presentazione di questo piccolo PowerPoint che ho realizzato per raccontarvi un po' la storia del coordinamento, diciamo di quel percorso di cittadinanza attiva che inizialmente come singole realtà, come singoli cittadini e come singole associazioni abbiamo portato avanti all'interno delle nostre comunità, fondata essenzialmente sulla valorizzazione del territorio, quindi tutte le risorse storico-culturali, paesaggistico-ambientali, tutti quindi quei beni materiali e immateriali su cui noi abbiamo sempre, tra virgolette, sognato il nostro futuro. Quindi, insomma, il fatto di avere questa visione univoca di un modello di ecosostenibile che potesse insomma, rilanciare quest'area ci ha fatto incontrare e quindi rafforzare la rete nel 2007. E io partirei proprio dalla frase con la quale insomma, l'associazione del Mondo Verde ha concluso insomma, la loro bandina. Quali passi stai facendo per salvare il pianeta? E il primo passo appunto avviene nel 2007, quando dal palco di una delle tappe del Paralisa, il festival di cultura etnica che tutti noi conosciamo, l'associazione ambientalista Legambiente lancia un allarme, o meglio chiama l'attenzione dei partecipanti, delle comunità locali, quindi degli enti locali su un dato di fatto. Si viene a sapere per la prima volta che un colosso dell'energia svizzera ha in mente di realizzare nel territorio del comune di Montebello Ionico una centrale termoelettrica alimentata a carbone della potenza di circa 1300 MW elettrici per un investimento pari a oltre 1 miliardo di euro. Si verrà a sapere a poco che questa società era formata da per il 57,5% dal Repower, che è un azionista, una società svizzera che ha sede presso il cantone dei Digioni, con delle quote azionarie minori da Era, Foster e Aria Sviluppo. Come vi dicevo, questo progetto è stato pensato per l'area dell'Emissione Liquichimica. Ci troviamo nel territorio di Saline Ioniche, ovviamente due quasi da qui, non c'è bisogno di dire altro. Il territorio, a partire dalle associazioni locali, inizia subito a mobilitarsi, ovviamente senza pregiudizio. Si inizia insomma, a organizzare i primi tavoli, a partire dal comune di Montebello Ionico, le associazioni locali insomma, cercano di analizzare, di capire, chiedendo spesso il parere dei tecnici e quindi insomma, ci si inizia a mobilitare. E questo insomma, porta anche a una contaminazione, quindi anche le varie realtà associative delle zone di Micose iniziano subito a partecipare a questi tavoli e a capire cosa insomma, sta per succedere nel territorio di Saline. Queste immagini parlano da sole, se negli anni 70, ma
Diciamo che non sapevamo, no? Se negli anni 70 non sapevamo, per cui abbiamo creduto al sogno industriale, quindi a questo grande mega progetto che avrebbe dovuto risollevare le sorti dell'area greca della provincia reggina, oggi non potevamo far finta di non sapere. Per cui basta, insomma, avere sempre presente la devastazione che la Liquichimica Saline ha comportato per il nostro territorio, questa volta per andarci cauti. Il grande inganno, intitolato questa slide, che ha portato solamente alla creazione, tra virgolette, di 600 casse integrati e soprattutto a 300 miliardi delle vecchie lire completamente date in mano dalla Francia, senza che questa industria, insomma, prevedesse nemmeno un giorno di produttività. E che cosa abbiamo barattato in cambio? Ovviamente io ho fatto i due esempi più, insomma, più tangibili, di cui tutti hanno memoria, intere coltivazioni di gelsomino, intere coltivazioni di bergamotto, che probabilmente avrebbero realmente, concretamente e in maniera ecosostenibile, rilanciato quest'area. Il territorio di coordinamento nasce finalmente, insomma, si struttura, si organizza e insomma, comincia a darsi da fare. Dopo alcuni anni in cui insomma, si cerca di capire, di conoscere, si prende chiaramente e nettamente una posizione alla luce, insomma, di ciò che vi ho detto prima, di quella visione unica basata sul turismo. L'agricoltura, insomma, questo progetto è stato una chiara contraddizione. Andiamo avanti. Nel frattempo la SEI inizia a pubblicizzare il progetto nel Nord. Ricorderete tutti questi manifesti con i quali, insomma, si parlava di grandi opportunità, si faceva sul solito ricatto occupazionale. Addirittura si sosteneva che il carbone è la base dell'economia mondiale, oppure insomma, si scriveva che un nuovo porto sarebbe stato realizzato per Saline Ionica. Ovviamente tutti questi dati noi nel tempo, mi soffermo, li abbiamo contraddetti, addirittura prendendo il loro progetto. Quindi non era assolutamente vero, insomma, tutto quello che ancora la lente carbone non è tossica, e poi tutta una serie, insomma, di frasi, di slogan, sarebbe una bella opportunità per rilanciare il turismo, una centrale al carbone, e anche per il settore della pesca, probabilmente con queste carboniere che nel frattempo gettavano anche le reti in mare, non l'avevo mai capito. Insomma, addirittura non ci sarebbero stati per la sera assolutamente pericoli per la salute pubblica. Ovviamente dovevano sponsorizzare questo progetto, quindi ci sta che, insomma, abbiamo tirato l'acqua al proprio mulino. Come vi dicevo, abbiamo letto il progetto, l'abbiamo esaminato, ovviamente l'abbiamo fatto con persone esperte, e ciò che è emerso chiaramente è che questo investimento da circa 1 miliardo e 300 milioni di euro avrebbe solamente portato a 140 posti di lavoro fissi e molto probabilmente di personale che non veniva reclutato in zona perché si aveva bisogno di gente molto esperta. È il 2010, siamo a Saline, questa è una delle prime, forse la prima grande manifestazione no carbone che si è svolta nel territorio. Un evento, insomma, molto partecipato, in un periodo in cui si fa fatica a portare la gente per strada, per cui, insomma, un evento nel quale, insomma, la popolazione ha ribadito un chiaro e netto no a questo progetto,
che ha avuto un eco che non solo abbarcando insomma i confini della regione Calabria, ma anche a livello nazionale. Ora, queste facce a molti di voi non diranno niente, forse l'unica persona che riuscite a riconoscere è il signore in basso a destra, si chiama Markus Geller, e ha trascorso tantissimo tempo, soprattutto qui a Merito, dove ha alloggiato per diversi mesi nel corso di più anni. E molte di queste persone, insomma la maggior parte, non la conoscete, ma a mio avviso, mi dispiace che non c'è nessun amministratore presente, ma io chiederei veramente, lo faremo probabilmente, la cittadinanza quantomeno onoraria a queste persone. Si tratta di semplici cittadini svizzeri che una volta scoperto che la loro società, Repower, che poi si scoprì anche essere una società a partecipazione pubblica e non privata, quando scoprono che questa società, di cui hanno grande stima perché si sponsorizza come società pulita, quando scoprono che a diverse migliaia di chilometri la stessa società vuole costruire una centrale a carbone alimentata a carbone, si mobilitano subito. La prima volta che Markus Keller ci contatta è incredulo, non riesce a credere che questa cosa possa essere reale. E da lì insomma nascono tutta una serie di contatti, fino a quando gli svizzeri, questi cittadini svizzeri, non solo fondano un'associazione per occuparsi dei problemi di saline ioniche, quindi anche questa grande lezione di solidarietà. Non pensare al loro artigello, ma pensare anche ai risvolti. Cioè questo progetto avrebbe voluto arricchire ognuno di noi. Markus è un azionista di Paolo, eppure hanno detto no, noi non vogliamo che una società a partecipazione che del cantone dei Grigioni investa in energia sporca altrove. Organizzano immediatamente una manifestazione per sensibilizzare i cittadini in Svizzera. Siamo nell'agosto del 2011, noi veniamo invitati, questo è il manifesto di presentazione dell'associazione che si tiene il 27 agosto nella cittadina di Covina. Nessun affare pubblico, nessun danno al clima, cioè il simbolo del cantone dei Grigioni. Andiamo avanti. Riusciamo ad organizzare nel giro di un mese e mezzo un pullman, il tutto autofinanziato. Abbiamo raccolto varie donazioni facendo tutti i banchetti di tutte le feste possibili e immaginabili nell'area. Riusciamo ad andare in Svizzera, queste sono alcune immagini, ovviamente a grande richiesta la nostra musica popolare. Questa insomma è la grande accoglienza delle famiglie svizzere che ci hanno riservato, ospitandoci all'interno delle loro case e offrendoci anche il vitto alloggio quindi. E queste invece sono le immagini della manifestazione organizzata dagli svizzeri alla quale insomma noi abbiamo partecipato. Questi insomma siamo noi insieme a loro, una manifestazione del tutto pacifica, molto partecipata, gli organizzatori insomma erano incredibili dal numero di partecipanti, perché insomma non è molto come erano in Italia, non si sono mai visti insomma questi grossi numeri. Partecipa anche l'ambiente, altri comitati non carbone del nord Italia, queste sono alcune immagini del corteo. E niente, quindi questa grande manifestazione appunto che vi dicevo per sensibilizzare gli svizzeri al problema in Calabria. Partono con noi anche un gruppo etnico di qui, di Archia, gratuitamente, si fanno anche loro tutto il viaggio di andare e ritorno da Salina alla Svizzera in pullman in soli 3 giorni. Da notare insomma la grande partecipazione dei bambini, dei ragazzi, insomma questo
questo grande amore verso l'ambiente. Ovviamente questa iniziativa non era fine a se stessa. Che cosa hanno fatto poi concretamente gli svizzeri? Sensibilizzano per raccogliere delle firme, lanciano una petizione popolare dal titolo Sia l'energia pulita, no al carbone, raccolgono 4.427 firme con record e presentano queste firme presso la cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni, quindi grande esempio anche di democrazia, chiedendo che il Cantone proclami un referendum che sarebbe servito a far decidere alla popolazione se la società a partecipazione pubblica avrebbe dovuto o meno investire in energia sporca. Siamo nel 2011. 10 giorni dopo il deposito di queste firme, un altro importante momento pubblico avviene a Salina, il 29 ottobre, siamo davanti all'ingresso della classe di Liquichimica. Anche qui un sit-in molto partecipato, molto pacifico. Vorrei che possiamo tornare indietro. La donna che sta da destra, anche lei, per chi non ha partecipato quel giorno, non mi dirà molto, ma questa donna si chiama Carmen Boschian, l'abbiamo conosciuta a Coira, ha fatto un intero viaggio in treno perché era incinta, ma l'abbiamo saputo dopo. Per venire a testimoniare ciò che la sua popolazione, una popolazione indigena colombiana, stava vivendo a causa delle miniere di carbone. Per cui anche pensare a dove prendere il carbone, che cosa succede anche in altri posti lontano da noi. Quindi ovviamente ci ha portato una forte e dura testimonianza di villaggi interamente scomparsi o di bambini nelle miniere di carbone, addirittura di terre alte acquifere inquinate, insomma, anche lei un grande esempio di cittadinanza globale. Continua qui tutta una serie di immagini che testimoniano la nostra piccola ma probabilmente incisiva attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. Abbiamo sempre autofinanziato tutte le nostre attività, abbiamo sempre agito gratuitamente, non abbiamo mai ricevuto alcun fondo da alcun partito, quindi incontri con le scuole, partecipazione di iniziative anche sul Regio, queste sono alcune immagini del banchetto del Fedattilo, lì diciamo, no, ci siamo veramente scritte ovunque, qui a Lazzaro, Saline Ioniche. Grande insomma, esempio anche da parte dei più giovani, ovviamente sono tutte immagini che noi abbiamo ricevuto, il Cardinale Gorgio, grande feste insomma, di autofinanziamento, come quella del 9 novembre a Lazzaro. Andiamo avanti. E ci hanno dato aiuto anche in questo vari gruppi, da Eugenio Bennato che ha sposato la nostra causa, anche tantissimi altri locali che insomma, hanno suonato la maglia no carbone ai vari concerti, riconoscerete tutti, soprattutto questi locali perché insomma non hanno bisogno di presentazioni. Calafro, Calaveriva, insomma tutto poteva servire per sensibilizzare la gente in Risalusa, le aperture. Nel frattempo abbiamo raccolto un'iniziativa popolare, quasi 7.000 firme, perché è stato come se non bastasse mai, abbiamo sempre dovuto dimostrare, non è bastato il nostro no, sono bastate le manifestazioni pubbliche, il fatto che la Regione Calabria vietava espressamente l'uso di del carbone nella produzione di energia a livello energetico, ce lo dice il piano energetico regionale, quindi non delle istituzioni, non della Regione Calabria, insomma era sempre un continuo lavorare sull'argomento. Un'altra follia forse che abbiamo fatto, insomma a un certo punto ci siamo chiesti anche come
poter parlare ai soci le cause, dal momento che i vertici non sembravano non ascoltare insomma, i nostri anche inviti a voler rivedere il progetto di Saline. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato un'azione Repower per poter avere la possibilità, attraverso quell'azione, di andare a parlare ai soci all'interno dell'assemblea annuale. L'abbiamo fatto nel 2012, nel 2013, nel 2014, delegando Paolo Catanoso, che sicuramente conoscerete perché è un ragazzo di merito, nonché nipote, siamo insieme, di San Gaetano Catanoso. Questo è uno dei principali questo è l'incontro fatto con Reggio Nottage, il procuratore Nicola Rottelli nel cortile degli ultimati a Reggio Calabria. Anche qui insomma abbiamo portato anche siamo cresciuti insomma, a partire dall'area agregatica, siamo poi tutti hanno capito che il problema non era solo un problema di Salino, un problema dell'area agregatica, ma un problema regionale e anche nazionale. A seguito dell'operazione ADA, lo stesso Nicola Rattelli qualche mese dopo intorno a dichiara che l'Andrangheta è d'accordo con la costruzione della centrale a carbone di Saline Ioniche. Anche qui pensavamo che finalmente di tirare su un sospiro di sollievo, ma in effetti la battaglia continua. E il 2013 infatti ci vediamo nuovamente a Coira in Svizzera per una nuova campagna di sensibilizzazione, anche qui tutto autofinanziato, molti produttori locali rispondono alla nostra richiesta di inviare a Coira i loro prodotti per poter insomma, testimoniare le peculiarità di quest'area, e questo viene fatto qualche giorno prima insomma, del referendum. Siamo finalmente arrivati al referendum che viene vinto dai sostenitori del no al carbone il 22 settembre del 2013, per cui attraverso questo referendum popolare il cantone dei Grigioni sancisce che le aziende svizzere a partecipazione pubblica non potranno più investire in centrali al carbone anche al di fuori dei confini nazionali. Il 16 dicembre del 2013 invece la SE insomma, a fronte di questo risultato referendario è costretta a uscire dal progetto e lo fa, dichiara di farlo entro la fine del 2015, siamo nel 2013, ancora ufficialmente insomma, non abbiamo riscontro, anche se dalle ultime notizie sembrerebbe che il Repower sia uscita definitivamente dal progetto. Era secondo azionista di maggioranza, questa battaglia che come dicevo parca dei confini nazionali arriva anche a Bologna, sede di Edra. Anche qui insomma le associazioni locali si mobilitano, ci invitano ad un incontro affinché anche gli azionisti Era prendano posizione rispetto a questa problematica. Scopriamo che anche ella ha una partecipazione pubblica. Molti sindaci infatti hanno preso la notizia e decidono insomma, di rinunciare all'investimento su Saline. Siamo nel 2014, da 6, probabilmente in un momento insomma Padre Giovanni di crisi, posso definirlo così, decide insomma di presentare il conto, come titola il giornale, chiedendo a quattro attivisti del no carbone insomma ci chiedendo un giudizio per danni d'immagine, chiedendo noi 4 milioni di euro di risarcimento. Questa notizia insomma fa veramente il giro, finisce anche in Parlamento, è davvero assurdo che per delle vignette satiriche o dei comunicati stampa
vengono insomma citati in giudizio dei semplici cittadini. Ovviamente non scendo nei dettagli, il procedimento è ancora in corso, l'11 luglio ci sarà un'ulteriore udienza. Ne approfitto per ringraziare quanti insomma ci hanno sempre sostenuto anche in questa vicenda, con la loro presenza anche all'esterno del Tribunale di Reggio Calabria. Abbiamo ricevuto tantissima solidarietà, davvero, non riuscirei a citare tutti, ma insomma mi sono concesso un po' di parlare della solidarietà senza di Greenpeace, che è un po' accomuna tutti, con l'arrivo della nave, la Rainbow Warrior, a portare a Reggio Calabria, per portarci la propria insomma, solidarietà. Nel 2015 insomma c'è meno movimento, siamo ancora in attesa di capire a livello processuale che cosa sta per succedere. Nel frattempo abbiamo presentato ricorso al TAR, c'è stata poi la sentenza del Consiglio di Stato che l'ha annullato, ma insomma tutto questo tempo per noi è stato utile, perché nel frattempo anche a livello nazionale si è capito che forse investire nel carbone e non nelle energie rinnovabili non è insomma la strada giusta. Altre iniziative di sensibilizzazione è di qualche mese fa notizia, ma che la SEI verrà messa in liquidazione. Ad annunciare è stato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Repower nel corso dell'annuale assemblea di Sogi, tenuta solo il 13 maggio di quest'anno all'Anquart. Non sappiamo realmente, insomma, ovviamente anche il nostro processo pendente, quindi non il nostro. Adesso cosa succederà, insomma, è la domanda che conclude un po' il mio intervento. Ovviamente, il nostro è stato un piccolo passo, soprattutto insomma, le generazioni di oggi hanno voluto insomma, fare quello che forse consapevolmente non si era riusciti a fare quando si presentò il progetto dell'ex Olimpichimica, quindi questa volta non siamo voluti rimanere inermi, accettando un progetto che comunque non era stato mai concertato con il territorio, decidendo quindi di dire la nostra, chiedere che la cittadinanza venisse interpellata. Ho riassunto brevemente questo percorso, molto probabilmente mi sarò dimenticata insomma tante tappe, ma davvero sono stati 9 lunghi anni di impegno quasi quotidiano. Ovviamente se questo sacrificio che molti di noi hanno fatto, non cito tutti, ma davvero tantissime persone ci hanno messo in pelle, siamo tanti scemi, come diceva Padre Giovanni. Se insomma non ci sarà un impegno concreto da parte di tutti, significa da parte dei cittadini, da parte delle istituzioni, da parte ovviamente della politica. Noi abbiamo sempre cercato insomma di mantenere la nostra autonomia, però è normale che alla fine le decisioni vengono sempre prese dalle istituzioni, da chi ci governa, da chi è chiamato a governarci, quindi anche attraverso il nostro voto consapevole dobbiamo comunque determinarci. Come dicevo, ovviamente questo sacrificio risulterà vano se non si attuano delle azioni concrete per salire. Ovviamente noi non possiamo avere anche delle risposte, perché molti ci hanno chiesto ma che cosa proponete in alternativa? Noi abbiamo fatto vedere quelle che potevano essere le alternative, abbiamo messo sul tavolo progetti, però è ovvio che i singoli cittadini, insomma, presi singolarmente costano poco. Io concludo ringraziandovi per l'attenzione, è stata una presentazione un po' lunga, vi ringrazio. Passo subito la parola al dottor Toscano. Grazie.
ci sentiamo il Presidente tanto pronte, anche come vorrò, come vedete l'argomento è molto importante. Allora, Noemi ha concluso dicendo non sappiamo cosa accadrà ora. Ebbene, noi il mese scorso ci siamo riuniti e abbiamo detto ma il coordinamento locale deve fare, in questo momento il coordinamento locale deve andare avanti. E il coordinamento sta andando avanti. Quindi noi speriamo, siamo ottimisti e pensiamo che l'argomento carbone è chiuso, anche se dal punto di vista diciamo, politico, amministrativo, sta andando avanti. Ufficialmente no, però siccome io sono ottimista e sto avanti, forse sono un po' più ottimista, ecco, a questo punto noi stiamo andando avanti. Effettivamente la presenza stasera del Presidente Bombino serve a questo. Noi diciamo che questo territorio sta aspettando da 50 anni, abbiamo visto che la cattedrale del deserto che è stata costruita 50 anni fa, abbiamo visto Noemi cosa ci ha mostrato, lo splendore, la bellezza del nostro territorio con i gelsomini e i tramonti. Allora, Saline, da dove volevano organizzare l'oggetto del carbone è un'area ASI, area di sviluppo industriale, cioè da terreno agricolo è stata trasformata in area di sviluppo industriale e vicino all'area di sviluppo industriale ci sono i terreni di Saline che sono sito di interesse comunitario. Allora noi diciamo, qual è il futuro? Andiamo avanti, vediamo cosa è possibile realizzare eliminando l'ASI e vedendo come poter valorizzare i terreni di Saline. Passo la parola al professore Bombino, che ringrazio e ci scusiamo per averlo fatto a te. Signora consentite, io vorrei venire qui, posso chiedere a padre Diana e a Pino. Bene, intanto parto con i ringraziamenti. Ringrazio Aurelia per questo invito, per le attività che propone, sempre di interesse superiore per il territorio. E ringrazio i relatori che mi hanno preceduto, Padre Italiana, per i contenuti alti che hanno espresso e trasferito, che spero mi consentano di tracciare un po' una traiettoria per uscire un po' gli interventi e provare a proporre anche una possibile soluzione, un'idea. E però mi pare che io debba partire da più lontano, debba partire dalla enciclica di Papa Francesco. Quindi farò un esercizio adesso insieme a voi, esplorando prima i tre piani che vengono d'altra parte esplorati in questo gigantesco documento che ci viene consegnato, come ha detto il padre Lariana, è un documento che viene consegnato all'umanità. E i tre piani scandiscono tre rapporti: il rapporto uomo-uomo, il rapporto uomo-Dio e il rapporto uomo-natura. Il rapporto uomo-uomo esige un presupposto che è stato già anticipato da Padre Daniele: riconoscere l'esistenza dell'altro, riconoscere la presenza dell'altro. E diviene questo argomento molto cogente oggi, se pensiamo a ciò che avviene nel Mediterraneo, dove transitò la storia dell'umanità e dove pare debba transitare nuovamente la storia dell'umanità. Ci accorgiamo quanto sia importante in questa dimensione liquida e terranea del Mediterraneo la presenza dell'altro, il riconoscimento di un diritto di esistenza dell'altro. Sono fatti epocali, sono fatti epocali perché
richiamano ad una esigenza fortissima, che è quella di pensare a un nuovo umanesimo del Mediterraneo, e noi lo possiamo fare per dettare anche un principio, un'ispirazione al pianeta. Penso che noi lo possiamo fare, noi come comunità, come comunità reggina, come comunità calabrese, ne abbiamo le capacità, perché qui, in questa geografia che noi abitiamo, transitarono 5 millenni di storia, che sono 5 millenni di storia del Mediterraneo, che sono millenni in cui si sperimentarono i dialoghi tra i popoli, in cui entrarono in contatto le religioni più diverse, in cui venne innalzato il diritto dell'uomo, il diritto dell'esistenza. E questi attestati che noi abbiamo, che sono invincibili come le colonne che conserviamo nella nostra archeologia, come gli altari che ogni tanto riaffiorano dal sottosuolo, ci dicono che forse noi qualcosa in quest'epoca possiamo raccontare, possiamo narrare. E lo possiamo dire con forza anche a qualcuno che da un'altra parte non è abituato a concepire l'esaltazione delle differenze. Il Mediterraneo è esaltazione delle differenze, sintesi, compendio, creazione. E la creazione si basa sulla esaltazione delle differenze. Lo vorremmo dire alla signora Merkel, per esempio, che in ragione della sua temperatura, che non è la nostra febbre di assoluto, non è la nostra febbre di risolvere le grandi questioni planetarie, potremmo dirle, per esempio, che il nuovo umanesimo è il cammino più alto per risolvere anche altre questioni che l'Europa non riesce a risolvere, e quelle recentissime ne sono una, come dire, drammatica traduzione, ancorché ancora relegata sul piano del tutto economico, finanziario, di non accettazione di regole. Si formano prima le coscienze. Noi siamo un popolo che sa formare le coscienze, e i processi di coscientizzazione devono anticipare ogni altro disegno che si possa compiere su una carta geografica, in cui si mettono insieme delle cose che poi si respingono in assenza di questo processo di coscientizzazione. Riconoscimento dell'altro, dunque, e chiudo il primo ambito esplorato, uomo, uomo. Il rapporto uomo-Dio, che ci proviene da questo formidabile documento, è eclatante, è drammatico, quasi scandaloso. È scandaloso perché c'è un Dio che mentre crea diviene creatura, quindi diminuisce nell'atto della creazione per essere più prossimo a noi. Questo è un fatto scandaloso per il pensiero dell'umanità, tant'è che fu scandaloso anche per i primi filosofi, che dovevano spiegarsi perché questo Dio, invece di puntare il dito e di imporre la sua autorità, in realtà diveniva debole mentre si elevava, e diveniva creatore dipendente della sua creatura. Non c'è un esempio che possa
spiegare la magnificenza di questo mistero. Anzi, forse un esempio c'è, perché con le dovute proporzioni, evidentemente, lo potremmo attingere questo esempio dal mondo perfetto delle ali. Immaginate per un attimo l'ape regina, responsabile del mantenimento dell'opera, che è essa stessa forma, responsabile dell'ordine, responsabile della continuità della stirpe, ma nello stesso tempo dipendente dall'oggetto stesso della sua creazione, perché non può nutrirsi la regina. Non ha l'apparato boccale, deve essere nutrita, eppure ha il rango più alto. Ecco, con le dovute proporzioni, Dio ha fatto questo con noi. Già creati, ma nell'atto in cui stava compiendo la creazione, diveniva sempre più dipendente da noi, affidando la sua stessa esistenza alla accettazione da parte nostra di colui che ci ha creato. Senza questa accettazione è come se si spezzasse l'ordine, è come se si spezzasse questo atto supremo di amore. Sono cose che fanno girare la testa. Adesso rifletto, però mi sento talmente debole rispetto a questa evenienza, a questo ragionamento, che, come dire, mi verrebbe di coltivare il silenzio e di non proseguire più. Talmente mi sento attraversato da questi concetti. Ora è chiaro che il rapporto uomo-uomo, il rapporto uomo-Dio, se viene alterato, quindi se io non riconosco l'altro e io non riconosco di essere creatura creata, diviene chiaro che ogni altra conseguenza, ogni altro cammino che io possa immaginare è un cammino utile. Di uno dei soggetti fondamentali. È un cammino utile, è un cammino che non riesce a garantire una prospettiva, un orizzonte. Come utile è quel cammino che ci mostrò Padre Latiana con le sue parole, ma anche Noemi con la sua testimonianza. Cioè, immaginare che ciascuno di noi non sia il gesto di una continuazione di una creazione che è ancora calda, che si sta ancora operando. E quindi immaginare se stesso come il terminale di una vicenda di cui io stesso sono l'ideatore, sposta il piano della argomentazione, il piano del problema, fa perdere le coordinate, perché non ho da una parte la consapevolezza di chi viene dopo di me, a cui devo lasciare, come si dice forse con un po' di retorica, una eredità. Ma cosa ancora più grave, non riconoscendo la mia provenienza da colui che mi volle in un atto d'amore, non posso immaginare atti di amore per gli altri se non atti che si estinguano solo attraverso il raggiungimento di un mio interesse. Questo concetto ci proietta nella terza dimensione esplorata nella enciclica, che è il rapporto.
adesso io lo deriverò, lo dilaterò e lo porterò in quest'altro piano. Il rapporto uomo-natura è anch'esso molto molto cogente. Prima Aurelia ha utilizzato un'accezione molto potente, madre terra, madre natura. Bene, il rapporto di maternità si è spezzato molto tempo fa, cioè quando dimenticammo di essere figli, a quel punto noi concepimmo la nostra aggressione nei confronti della natura. E in una visione cosmogonica in cui la natura coincideva con la madre, vi è l'atto più naturale della nostra esistenza in vita. Cioè sapere che quella natura che ci circonda ci concepisce. E quindi il nostro rapporto con essa, anzi scusate, con ella, deve essere un rapporto di dipendenza, di elevazione, di sottomissione, di accettazione. E quando si consumò questo dramma, si consumò, lo potreste rinvenire in Eschilo, quando la natura non fu più vista come madre. Siamo vicino all'oracolo a Delfi e a un certo punto in questo anfiteatro naturale si sente pronunziare una frase e la frase dice: prima di tutti io venero te, Gea, primitiva veggente. Questa frase è drammatica perché a pronunciarla, che fu l'ultima volta nella storia dell'umanità, era una donna. A ricordare che la madre veniva interrogata, veniva innalzata nella preghiera da una donna, da un'altra madre. Da quel momento la donna scompare nella esemplificazione del rapporto con la natura e prende il sovrappiù la figura maschile. E poiché noi siamo inferiori, notoriamente inferiori rispetto alla donna, abbiamo spezzato la figliolanza. Questo dramma metaforicamente poi si è ripresentato nella trilogia di Oreste, laddove c'è il, come sapete, il matricidio impunito. Ma questi sono altri fatti. Si sono create le premesse nella letteratura arcaica per far scomparire madre terra dal pensiero filosofico, dal pensiero della umanità. Da allora il rapporto è stato un rapporto poi che diciamo, ha degenerato e qui prendo a prestito un altro concetto detto da padre Latiano quando ha parlato delle risorse della economia, sul modo con cui noi abbiamo basato la nostra economia, differenza tra economia e finanza, tra modelli, indicatori. E il dramma, che poi è la crisi anche di quest'epoca, ha un nome. E il nome è forte. Economia fordista. L'economia fordista parte da un presupposto. Lo stravolgimento
aggiungo della variabile spazio e tempo. Devo addomesticare ai miei usi e ai miei interessi lo spazio e il tempo. Perché il tempo diventa il tempo della fabbrica, del processo, della produzione, e lo spazio diviene ogni spazio. Vi faccio un esempio, io ho una fabbrica che deve processare 20.000 metri cubi di legname ogni giorno. Ma una foresta per produrre 20.000 metri cubi di legname necessita di decine e decine di anni. Non è il tempo della foresta a prevalere, è quello della fabbrica. Questi 20.000 metri cubi sono un processo lavorativo, 12 ore, non 20.000 anni. E ci devono entrare. E quindi gli anni di crescita della foresta vengono contratti nel quadrante dell'orologio, e laddove la foresta è stata distrutta, io attivo l'altra foresta, e poi l'altra ancora, e poi l'altra ancora. E non avrò il tempo che questa ricresca e rinasca, perché io intanto attinto altrove. Ecco l'annullamento dello spazio. Papa Francesco ci dice che non può essere per questo né il tempo né lo spazio, e bisogna superare questa crisi riconoscendo il tempo che è il tempo delle stagioni, il tempo della natura, il tempo con cui le risorse si generano. E sono io che devo accomodarmi a quei tempi e non il contrario. Quindi se c'è un insegnamento che ci proviene dalla crisi che stiamo attraversando, è semplicemente la caduta e il fallimento del modello fordista. È il riconoscimento che si fa strada un altro modello, un modello basato più sui tempi della natura. Ecco perché si fa sempre più ricorso a concetti della ecologia, la sostenibilità, la riproducibilità e tanti altri, che sono concetti che varrebbe la pena di esplorare forse anche nell'ambito di altre conversazioni. Dunque, secondo l'economia fordista, era un'equazione matematica che doveva guidare lo sviluppo, l'equazione di una rente. Cresce, 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 come se l'infinito fosse di nostro dominio. Lo sviluppo doveva crescere all'infinito. Tutto chiuso in un'equazione. Immaginate quale fallimento per l'umanità. E Papa Francesco ci riporta invece ad una nuova figura, non compresa in un'equazione matematica, talmente elementare come complessa nel tempo, ma non compresa, che è quello della ciclicità, la spirale. Non rimarremo fermi su noi stessi, non gireremo su noi stessi, ma compieremo un progresso, con un andamento circolare avanzeremo e garantiremo sviluppo più duraturo. E quando si torna indietro, significa che noi abbiamo la possibilità di rivedere ciò che lasciamo, di correggerlo e di metterlo avanti, di proiettarlo in una nuova prospettiva, ma che tenga conto di questo nuovo modello. Ecco che scompare l'equazione di una retta, compare questa figura così affascinante che è la spirale, che mi consente di ritornare. E noi siamo al centro di questa metafora, perché noi oggi stiamo ritornando da
tant'è che si dice che per superare la crisi, non lo dice Beppe Bombino, lo dicono gli indicatori planetari dell'economia. Per superare la crisi bisogna ritornare alla produzione primaria, all'agricoltura sostanzialmente, al rapporto con la terra, in una nuova visione. Quindi immaginate che il progresso è chiuso nel paradigma del ritorno indietro. Però dicevamo deve essere un ritorno consapevole, un ritorno più maturo. È chiaro che nessuno di noi sogna per i propri figli il ritorno alla zappa e alla lanca, ma significa un ritorno a quel tempo e a quello spazio, in una visione più lucida, più consapevole, e che per come è conformato soprattutto il nostro territorio, anche una opportunità per continuare a produrre mentre si protegge. Ed è proprio il richiamo di Noemi quando lancia la suggestione: quale è futuro per il nostro territorio? L'immagine più innovativa è chiusa nel ritratto più arcaico. Il paesaggio, la sua intelligenza, il suo genio, la sua cultura e l'agricoltura, che significa cultura, paesaggio, storia, protezione e produzione. Significa posti di lavoro senza la necessità di alterare gli equilibri della natura. Significa riappropriarsi di quella variabile che abbiamo deformato, che è il tempo. Significa ritornare ad uno spazio che è uno spazio concepito per noi, ma non solo per noi. E qui ritorno al tema del Mediterraneo. Immaginate quante opportunità il nostro territorio, in questa nuova visione, possa riservare anche a quell'altra carne che potrebbe tenere inchiodata la nostra terra a valori più alti, più saldi. Siamo una piattaforma, non siamo altro, e questo ruolo di piattaforma ci dà un'opportunità al centro, ma ci obbliga a ripensare una politica che, mentre risolve la questione locale, indaga anche l'ambito nazionale, europeo, mediterraneo. Altrove questi fatti si sono già intuiti, per la verità anche noi lo abbiamo intuito, non ne siamo forse pienamente consapevoli, tant'è che tutti gli strumenti di conferimento delle risorse, per esempio dalla Comunità Europea, prevedono e sostengono in primis l'agricoltura. L'80% delle risorse che la Comunità Europea destina ai territori è spostato sui temi del paesaggio, della cultura, dell'agricoltura. E attraverso queste misure si è intravista anche la possibilità di scoraggiare lo spopolamento dei nostri territori, che significa anche garanzia della tenuta di un territorio che è estremamente fragile, come voi sapete. Gli scenari di coabitazione con gli altri popoli del Mediterraneo sono molto suggestivi, e noi, che non solo culturalmente, per ragioni filosofiche, ma anche per
fede. Osserviamo. Siamo, secondo me, titolati ad affrontare queste questioni. Qui da noi, a Reggio, a Melito, nella vallata greca, noi, non altri, possono affrontare con un approccio umanitario queste questioni che, come avete visto, sono economiche, sono di governo del territorio, sono di gestione anche delle dinamiche che stiamo subendo, perché ci fanno credere che sia una forzante su di noi. Invece queste culture che spingono e che avanzano, che attraversano questa pianura liquida, sono le stesse che ci fecero grandi nella storia dell'umanità. Noi fummo grandi in ragione di una contaminazione, altrimenti non saremmo stati niente. E noi discendiamo da quella razza, da quella mescolanza. Si è creato un precedente
potentissimo, che dal punto di vista degli specialisti, di coloro che si occupano di tematiche ambientali, anche dal punto di vista degli economisti, eccetera, ha già comportato uno stravolgimento della storia. Noi siamo felici di avere questo Papa, siamo felici che le vicende, spesso a noi non chiare, hanno portato alla presenza di questa illuminata persona, e non ci poniamo al servizio come l'ape, l'operaia, con l'ape regina, o al contrario cerebro. Grazie. Abbiamo fatto piacevolmente tardi, ringraziamo il professore Bombino per questa corpita riflessione conclusiva, ringrazio anche gli altri due relatori, il padre Giovanni Liliana e Noemi Emoli, ringrazio voi per la cortese attenzione e appuntamento alla prossima occasione. Grazie e a quando bene. Va bene, allora io ringrazio tutti voi, un attimino, una piccola citazione di Papa Francesco prima di andarcene, Presidente, è molto bello, perché praticamente noi siamo, diciamo, angosciati, perché insomma, la possibilità che ottimismo di tutti noi, guardate, concludo per non stressarvi, cioè alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l'infinita bellezza di Dio e potremo leggere con gioiosa ammirazione il mistero dell'universo che parteciperà insieme a noi nella pienezza senza fine. Camminiamo cantando che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgono la gioia della speranza. Era questa la frase con cui volevo concludere, perché appunto devo dire che padre Francesco è molto ottimista. Il discorso è molto ampio, certamente insomma, diciamo, anche un po' pesante, è difficile trattarlo come si dovrebbe, specialmente con questo caldo, insomma, e di questi tempi.